Stiamo studiando le possibilità in ragione del fatto che in ogni caso l'Italia sconta questa caratteristica, la vulnerabilità. Come è noto, il ministro Musumeci ha agito in questo senso, stiamo studiando le soluzioni migliori. È chiaro che anche il sistema delle assicurazioni deve essere pronto a valutare quelli che sono gli impatti e le praticabilità. Quindi un lavoro in progress che però parte da un presupposto, che comunque la sicurezza sismica è una delle grandi questioni nazionali, come dicevo, che deve essere valutata non solo un minuto dopo che si è verificata una tragedia, ma preventivamente. Ecco, la parola, la svolta sarebbe il caso di dire, visto che questo è il titolo del Congresso Nazionale Ingegneri, sta proprio in questo: assumere la prevenzione sismica e idrogeologica come una delle priorità nazionali.